Mi si nota di più se sono sempre contro o se sono propositivo. E la domanda a cui da mesi cerca di dare una risposta è il leader laburista Jeremy Corbyn e stavolta sembra esserci una risposta. Il capo dell'opposizione britannica schiera ufficialmente il suo partito a favore di un secondo referendum e si impegna a sostenere l'opzione Remain se il prossimo esecutivo conservatore si arrenderà. La che era stata rinviata nelle settimane scorse è stata ratificata questo martedì dal governo Ombra e annunciata in una lettera aperta. Cobin si dice contrario a qualunque ipotesi di uscita dall'Europa senza accordo degno di questo nome. La decisione di prendere posizione in referendum un analista spiega: per i laburisti è importante tornare alle basi e dire abbiamo giocato pulito, abbiamo offerto al governo la possibilità di proteggere posti di lavoro, di strappare un buon accordo, ma l'accordo della May non lo vuole la gente e lo ha rigettato il Parlamento. E l'opzione nessun accordo è ancora più impopolare, sia fra gli elettori che fra i deputati dentro e fuori la maggioranza. E queste erano le uniche due opzioni che i conservatori potevano offrire. Strategicamente, l'operazione sembra un modo per placare la rivolta europeista nel partito, ma anche, e dopo mille esitazioni, per recuperare i voti europeisti fuggiti ai liberaldemocratici e che potrebbero confluire proprio nei laburisti.